su di me sono state dette una quantità infinita di cose pessime, cattive, stupide, calunniose, perché io sono una persona mentalmente diversa dalle altre e questo si paga in maniera altissima. In più io sono una persona androgina, sei un uomo, sei una donna, chi sei, cosa vuoi. Cioè, questa situazione, diciamo, sospesa mi ha creato una grande ostilità. Ho fatto una fatica terribile per 30 anni a recitare la parte di essere Susanna Tamaro. È stato per me un vero calvario. E dunque ho deciso di interrompere questo calvario perché io personalmente non ne ho alcun bisogno e voglio appunto riuscire a mostrare la vera persona che sono e che sono sempre stata. Perché se c'è una cosa che proprio mi caratterizza è di non avere nessuna maschera. Io ho sempre, fin da bambina, vissuto in una grandissima dimensione di libertà interiore. Non è la libertà esteriore, è la libertà interiore. E la vera libertà che fa paura è quella interiore, perché questa mette a nudo l'umano. Dunque, io sono una persona completamente libera e alla mia età posso dire con una certa felicità di esserlo rimasto tutta la vita.